Buonasera col segno o al segno del Capricorno. Segno del Capricorno che continua ad avere Plutone nel suo segno, che dal 20 in poi deve fare a meno del supporto del Sole nel segno del Toro, ma Toro che continua ad avere dalla sua parte Urano, quindi i segni di terra che restano orfani di sole, comunque hanno due pianeti dalla loro parte, Urano in Toro e Plutone in Capricorno. Andiamo a vedere quali sono le energie di questa settimana del segno del Capricorno, che tipo di settimana ci aspetta, tra l'altro. Energia interna del Capricorno che lo condiziona, la trasformazione. Energia esterna, l'appeso. L'energia della settimana è la sfida. La trasformazione. Siete in un'energia di rinnovamento. Quando si è in questa energia di rinnovamento, qualcosa dentro di noi muore, ma muore per evolversi, per passare allo stadio successivo, per trasformarsi, e questa è esattamente l'energia che avete adesso. State andando verso la luce, state lasciando qualcosa di molto pesante dietro di voi, di fermo, di zavorrato, ci sono qua le ossa, no? E state andando verso la luce. Esternamente c'è una situazione molto poco chiara, no? Che vi costringe in attesa o che vi lascia in attesa, una situazione in cui vi sentite un attimo messe sotto sopra. Comunque, andiamo a vedere le altre carte, le apriremo dopo, successivamente, ok? Vediamo questa trasformazione. Abbastanza improvvisa anche questa trasformazione. Qui c'è l'allontanamento da qualcuno, da qualcosa, ragazzi, ma in maniera veramente improvvisa. Qui c'è qualcosa che in qualche modo muore. Muore per andare altrove, muore per rinascere, per andare altrove, non lo so, ma c'è la sensazione di. C'è una grande, quello che ha preso questa carta è una grande sensazione di sconfitta. E dopo la presa di coscienza di questa sconfitta c'è il volgersi verso qualcosa di nuovo e di bello. Però prima c'è tanta sensazione di sconfitta. Poi si fanno i conti con questa sconfitta, abbastanza repentina. E abbastanza repentinamente ci si volge in avanti verso qualcosa di nuovo, verso la luce. Attesa, tanta attesa. Esternamente a voi c'è una situazione di attesa. Sapete che questa situazione di attesa comunque, allora, per molti di voi, qui c'è una situazione a tre, guardate. O gli amanti, ma ho anche la carta del tradimento. Guardate come è fatta questa carta. Qualcuno sotto guarda e gli altri si divertono. Non è detto che sia questo, però questa è una carta molto particolare. Quando me la trovo con la carta numero 6, con l'arcano maggiore numero 6, beh, io ho un pensierino sul fatto che qui la situazione non sia solo a due, ce la farei. O che in ogni caso c'è qualcuno che soffre per mancate attenzioni, perché attenzioni sono rivolte altrove. Qualcuno sta appeso alla decisione, qualcuno sta appeso all'allontanamento di qualcuno. Secondo me, esternamente a voi c'è stato qualcuno che si è allontanato, velocemente tra l'altro, e verso cui invece voi avete un grande trasporto, dobbiamo dire, grande, grandissimo trasporto. E siete lì in attesa di qualcosa, di che si muove questa, che si muova questa situazione in un qualche modo, eh?
guardate come si richiamano le carte. Qui abbiamo una trasformazione con la morte e poi improvvisa l'allontanamento a qualcuno ad andare incontro. E qua parliamo anche di un allontanamento. Vediamo questo lunedì com'è. Questo lunedì vi vede ancora nei panni di qualcuno di... Ripeto, secondo me c'è una situazione qua nascosta, non proprio la luce del sole, e la prima carta me lo dice. O fate i conti con qualcosa che avete all'interno, con grande anche bisogno di riposo che avete all'interno, e quindi fate i conti con questa voglia di prendervi cura di voi stessi, o fate i conti con qualcuno che vi tiene nascosto. Il martedì in qualche modo ci si attende, ci si sta aspettando qualcosa. Questo stare appesi, si sta aspettando qualcosa. Il martedì lo vedo proprio un giorno di forte attesa. Questa senso dell'attesa viene ancora più fuori. Mercoledì vi vedo ritrovare un equilibrio. Vedo ritrovare un equilibrio perché secondo me c'è un incontro con qualcuno che riporta un attimo l'equilibrio nel vostro essere. Giovedì torniamo di nuovo a questo senso di disfatta, a questo senso di mancanza, di sensi di colpa, di rimorsi, ma di mancanza. Venerdì, invece, non manca la comunicazione, ma una comunicazione, occhio, che potrebbe essere istruttiva, andiamo a vedere. Sabato. Belle queste carte. Allora, questa persona che si è allontanata, secondo è che non vi metteva esattamente alla luce del sole, o che in ogni caso non eravate alla luce del sole, o che in ogni caso vi teneva molto dentro, che voi tenevate nascosto, qui ognuno sa. Secondo me in qualche modo torna questa persona, si rifà viva. Questo di farsi viva vi rimette in equilibrio un attimo, ma poi vi rendete conto che questa persona è viva per metà. È viva per metà, però secondo me voi riuscirete ad affrontare il discorso. E questo vi porterà a un grande miglioramento. Sabato e domenica sono due giornate molto molto belle. Molto molto belle, di grande comunicazione, di grande gioia, atmosfera familiare, molti di voi la passeranno in famiglia e si renderanno conto di quanto è bello stare in famiglia. Qui c'è qualcuno che deve fare una scelta, io sono convinta che questa persona deve fare una scelta. Non so se anche voi, non so se anche voi siete sul punto di scegliere qualcuno o qualcosa, anche voi qui vi vedo un attimo fuori equilibrio, con tanti rimorsi e sensi di colpa. Potrebbe essere, allora, molti di voi che hanno delle passioni, delle amicizie particolari, come posso dire, dei trasporti. O un trasporto verso delle persone legate, a loro volta possono essere legate anche loro, e si rendono conto che sabato e domenica, che è la giornata della famiglia, non si trovano così male come pensavano di trovarsi. Questa è la sensazione che mi arriva. Non si sta male dentro una situazione fissa per come si pensava di trovarsi o per come si era pensato. Potrebbe anche essere che per qualcuno di voi qui ci sia, si inneschi un meccanismo di comunicazioni continue fino a quando non si ritrova una grande armonia. Quindi, gemelli, da venerdì in poi vi vedo tanto, tanto, tanto parlare. Mercurio, d'altronde, nel vostro segno la dice tutta. Proprio Mercurio e Venere sono tutti qua. Tutti qua. Probabilmente con l'ingresso del Sole prendono ancora più potere questi due pianeti. Perché vedo che fino al 20 le cose non vanno granché bene. Invece poi, come se si decollasse, in qualche modo si dà il là a tutta una serie di comunicazioni, di conversazioni, eccetera, che portano veramente qualcosa di proficuo e di bello. Andiamo a vedere
La carta della sfida della settimana, no, dell'energia della settimana. C'è una grande energia di crescita, di investimento, ma lo vedo qua, qui da che non si vede nulla, che si va, c'è un crescendo in queste carte, l'energia è proprio a crescere, a investire. Molti di voi sono ritenuti belli, generosi, altruisti. Equilibrio, qui si parla tanto di equilibrio, tanto tanto di equilibrio. L'energia di settimana è questo cercare di investire, di studiare come investire, come avere molto, come riavere quello su cui si è puntato. Mi sono espressa anche male, cioè qui c'è proprio voglia di seminare per raccogliere, ecco. Si torna in qualche modo in equilibrio, ma soprattutto da un punto di vista amoroso, eh? Potrebbe essere lavorativo che si semina per raccogliere, ma soprattutto da un punto di vista amoroso. Qui c'è tanta voglia di crescita, di crescita, di crescita, anche qui parliamo di crescita. Dopo l'aver raggiunto l'equilibrio. Durante la settimana si può anche fare l'incontro con un bilancia, come si, o con una bilancia, si può anche fare un incontro con un'autorità, con un uomo di legge. Dipende. Può essere che non è questo, può essere che è semplicemente proprio la rimessa in equilibrio di una situazione in cui voi avevate investito tantissimo. E adesso è il momento anche di ricevere, ok? La sfida della settimana, l'impeto al contrario. La sfida è muoversi, cioè non rimanere fissi nelle proprie idee. Qua c'è proprio rimanere fissi nelle proprie idee. No, no, qua bisogna muoversi da un punto di vista emotivo, bisogna muoversi da un punto di vista economico e professionale, anche se economico e professionale ancora siamo un po'. Non ci sono i margini e le misure perché questa situazione sia sicuramente proficua. Ci sono invece i margini e le misure per dire che questa situazione è proficua dal punto di vista sentimentale. Quindi, occhio a questo imperatore al contrario. Allora, io ho fatto un errore poco fa perché avevo parlato del sole che entra però nei gemelli, perché me la sono portata nel capricorno il sole io? Perché il sole che entra in gemelli fa decollare il capricorno, effettivamente. Perché lo fa decollare in qualche modo. Ed è strano perché vado a togliere il sole dal segno del toro, che aiuta in qualche modo il capricorno, però nonostante la mancanza di supporto del Sole in Capricorno, io vado a trovare una soluzione di miglioramento, grande comunicazione comunque, quindi grande, grande comunicazione. Non posso dire che questo è l'oroscopo del Capricorno, c'è poco da fare. Perché mi sono venuti in mente i gemelli? Non lo so. Forse perché li avevo fatti prima. Però sì, questo è l'oroscopo del Capricorno. Il Capricorno questa settimana ha a che fare con una situazione molto particolare, l'ho detto. Molto molto particolare. C'è una grande trasformazione in atto, va incontro a una trasformazione, a qualcosa che improvvisamente crolla, si allontana, ci si deve allontanare da qualcosa. E d'altronde lo vediamo qui. Esternamente c'è una situazione poco chiara di allontanamento, qualcuno si è allontanato e d'altronde per questo qua c'è questo crollo. Qualcuno si è allontanato e qualcuno tra l'altro non è esattamente chiaro, c'è qua da attendere. E lo vediamo anche in queste carte perché i primi 2 o 3 giorni sono di attesa, sono di prendersi cura di sé, di attendere di qualcosa che ritorna, eh. Ritorno all'equilibrio, però siete ancora voi in questa energia di pensare, ripensare. Invece venerdì, sabato e domenica è come se ci fosse una specie di boom, di
di esaltazione. In qualche modo si apre o si chiude una partita comunicativa soprattutto, ma si va incontro a qualcosa di molto molto bello, soprattutto in famiglia. Esternamente abbiamo detto che c'è questo riequilibrio, c'è questo vostro dare per investire che va ad equilibrare, ad equilibrarsi, perché voi siete persone che hanno sempre tanto 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 dato e tanto tanto investito e va ad equilibrarsi, e la sfida è cercare di muoversi, di rimanere ferma nelle proprie idee, nelle proprie azioni, cercare di mettere in atto delle azioni, perché qui c'è proprio il movimento, anche se c'è un movimento soprattutto lavorativo che è un po' abbastanza immaturo, immaturo nel senso non sono i tempi giusti. Questo non sono i tempi giusti per muoversi da un punto di vista lavorativo, forse lo sono da un punto di vista emotivo ed affettivo, ma non da un punto di vista lavorativo. Non sono i tempi giusti. Allora, adesso andrò a tirare una carta degli sciamani, un messaggio che è un consiglio su come passare al meglio la settimana. Abbiamo visto che è una settimana di attesa, di ritorni, di attesa, di cercare di capire, ma anche di trovare poi un certo equilibrio. Andiamo a vedere come si può passare meglio questa settimana. Qual è il consiglio? È l'imperatrice, manca a dirlo. L'arcano maggiore della madre terra, questa è la madre terra, l'avevamo visto anche lì che c'era l'imperatrice come energia della settimana, e me la riconferma. Qui c'è proprio un grande amore, anche per la natura soprattutto, ma una grande voglia di dare, c'è una grande creatività pure. Qui è la persona che dà la vita a tutte le cose, la madre terra. L'arcano numero 3 è sempre con lui o con lei che dà la vita. C'è qualcosa che sta iniziando, che è destinato a crescere. Questo è quello che io sento. Ma soprattutto c'è un grande, grande bisogno di amore incondizionato. Se questo è il consiglio della settimana, il consiglio è: mettete in atto tutta una serie di stratagemmi, stratagemmi a modo di dire. Datevi e offrite amore in maniera incondizionata. Questa è l'energia della settimana e questo è anche il consiglio per attraversare indenni, o al meglio possibile, questa settimana. Amate incondizionatamente, perché qui c'erano una serie di condizioni, no? Il mio non è mio, il suo non è suo. C'era una situazione che era abbastanza particolare. Amate incondizionatamente. Questa è la richiesta e questa è anche l'energia. Ok? Ok, questo era il segno del Capricorno, anche se ho sbagliato a un certo punto. Per questa settimana vi saluto, ci sentiamo settimana prossima. Bye bye.